Ciao ragazzi, lo Xuderone, anche oggi con voi con un nuovo video di Clash Royale. Cominciano ad essere un pochettino più evidenti quali sono i deck in meta in questa season e dopo aver visto quello di ieri con il gigante Royale, devastante, grazie per i vostri commenti e per tutti i vostri cuoricini, ovviamente oggi voglio farvi vedere un deck da spam bridge. Che cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo sempre a spingere sul ponte. Il deck, come vedete, io lo utilizzerò in ladder, nonostante non abbia le leggendarie maxate, che sono ben tre. Strega Madre, Arciere Magico e Fantasma. C'è anche la Fuorilegge, insieme a delle truppe belle veloci. Parliamo dell'Ariete da Battaglia e dei Barbari Scelti. Il tutto condito con lo Spirito della Cura e il Barile Barbarico. Andiamo subito dentro il ladder, vediamo un po' come gira. Contro Moasir, de Doi Middo. Partiamo subito da dietro con una Strega Madre, giusto per tastare un pochettino il terreno. Lui apre con un Tris di scheletrini, in realtà niente di interessante. Bene, questa Fireball in realtà è molto interessante per noi, perché ci permette di piazzare l'Arciere Magico, che è molto difficile venga counterato. Ariete da Battaglia, Fuorilegge. E aspettiamo ancora un secondo. Sotto con lo Spiritino della Cura. Mi interessava che la Fuorilegge... Oh, lo cassi in realtà! La torre, perfetto! Spiritino della Cura che è riuscito ad andare sulla torre. Ha curato un attimino. Barile Barbarico per fermare il suo Grider abbastanza rapidamente. Sono pronto con i Barbari Scelti. Cattivo l'attacco del Log. Cattivo. Andiamo adesso. Arciere di nuovo. Non ha il Gran Cavaliere, Infatti non ce l'ha. Bene. Fuorilegge di nuovo dentro. Forza con l'Arciere Magico. Spiritino della Cura. Fuorilegge che va sul suo... come si chiama? Oddio. Adesso lasciatemi... Il Golem del Ghiaccio. Fuorilegge veramente devastante. Andiamo un attimo a fare un double counter sul suo Ogrider, Fantasma e Barile Barbarico, che insieme alla torre riescono a tenere bene. Vi ricordo ragazzi, leggendarie dal 10 all'11, quelle che sto giocando, quindi immaginate questo deck con le carte maxate. Molto bene, il Fantasma intanto può agganciarsi alla torre, lui è obbligato ad utilizzare anche il tronco e io direi che siamo pronti per un secondo attacco. L'importante è fargli... Va benissimo, stiamo giocando tutto in difesa, ragazzi. Non è un problema, se lui mi gioca lo Grider, esatto, a sinistra, noi lo andiamo a counterare così. Non è un problema. Questi fanno male, questi fanno veramente male. Fantasma centrale, lo possiamo giocare tranquillamente, non viene alloccato dalle torri. Fuorilegge. Arciere Magico lo giochiamo un pochettino alto, in modo da danneggiare sia le torri che le strutture in questo caso. Attenzione ancora al nuovo Grider, ecco che arriva. Arciere Magico ancora vivo, insieme ai Luridi Cavernicoli Scelti, non dovrebbe neanche riuscire a tirare una hit, cosa che infatti accade. Avanti ancora con il Barile Barbarico pure centrale, lui è stato obbligato a utilizzare una Fireball, stiamo spingendo tantissimo, in realtà ci serve solo per fargli perdere un po' di tempo perché noi prepariamo le due truppe, lui non può giocare qui un Ogrider e dovrebbe essere finito, ed infatti Fuorilegge che impatta sull'Ogrider, attenzione però che non è finita, non rischiamoci nulla, riusciamo ad evitare anche l'attacco dell'Ogrider e a portarci a casa il primo game, not bad. Molto bene. Ovviamente ragazzi, mi raccomando, non vi dimenticate un bel pollicione in su se vi piacciono questi video e di lasciare un commento. Io li leggo i vostri commenti, Dai raga, dai Siamo contro un Marigno del clan Galicia. Facciamo sempre un'apertura blanda con la Strega Madre. Vediamo se me la va a palla a focare. Oddio. Va bene. Purtroppo subiamo gli attacchi. Ci sta. On the bridge. Dimmi che non tira una Fireball qua. Il Valchirione. Il Valchirione è un po' infamone, ragazzi. Valchirione pesante. Una delle carte top in difesa. Mamma mia, quanto fa male il Valchirione. Questo è un bel attacco. GG. Ok. Vediamo un attimino come poter organizzare. Non abbiamo neanche sfiorato. Attenzione. Allora, bisogna ragionare... il da farsi, perché il Valchirione è
una carta molto infame. Dobbiamo purtroppo subire qua. Andiamo con lo spam bridge. Vediamo cosa succede. Lui è full, tranquillissimo proprio. Mi interessa che impatti in realtà il nostro ariete da battaglia. Bene, 1470, non è male, non è male, non è male. Serve l'arciere magico. Attenzione perché continua, veramente ha attaccato con tutto. Con tutto. Questo non me lo aspettavo. Questo è un problema. Questo è un grandissimo problema. Questo è un enorme problema, direi. Anche perché potremmo avere tranquillamente perso tre torri qui, ragazzi. Penso che sia finita, penso che sia finita. GG. GG, GG, GG. Tranquillo, tranquillo così. Ce la mettiamo tutti, ma tutta, ma purtroppo lui ha capito. Nice, nice, nice. Non si può vincere sempre. Bravo, bravo, bravo. È riuscito tranquillamente a tankare con un golem. Ricominciamo. Si vince e si perde su Clash. Facciamolo un pochettino più rush. Spiritino della cura davanti. Non riusciamo a impattare per un pelo, peccato. Arciere magico dietro. Fuori legge alta. Pronto anche il barile. Barile che sarebbe fondamentale scendesse adesso. Perfetto, perfetto, perfetto. Il barile è giù. Forse era anche evitabile giocare quel barile, ma non è un problema. Fa su l'arciere magico. Che peccato non riesce a loccare il moschettiere nel modo in cui avrei voluto. Prova riscelti in difesa. Fermiamo un attimino il suo grider. Tira solamente una hit. Supportiamoli un attimo con lo spirito della cura. E ripartiamo. Fireball per lui. Un barbaro comunque arriva. Una. Due. Tre. Let's go. Molto bene. Tre attacchi del barbarozzo e godo. Lui ha anche utilizzato la fireball. E quindi io andrei a giocarmela così adesso. Devo obbligatoriamente andare a tankare la rete da battaglia. Attenzione, attenzione. Infatti la rete da battaglia che può impattare. Non si capisce bene perché la videocamera stia avendo dei problemi. Chiedo scusa ragazzi, non dipende da me. Dobbiamo andare a fermare subito il cerbottaniere. Oh, la mongolfiera. Questo è un macello. Sinceramente non so bene come counterare la mongolfiera. Ho solamente il... La nostra strega madre pronta. Questo fa male. Se lui si rende conto che può farmi bene con la mongolfiera, siamo rovinati. Fantasma Royale insieme alla torre centrale per andare a counterare il suo grider. È stato violentissimo. L'attacco della mongolfiera ci ha fatto veramente un male cane. Fantasma che può andare da solo. Arciere. Lasciamo pure attaccare, purtroppo direi, il suo principe nero. Ma in realtà non è un problema sulla torre. Lui sa di non poter giocare la mongolfiera. Andiamo, 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 andiamo. Ha tirato una zap. Non facciamo nulla, non facciamo nulla. Questo fa male. Ora. Strega madre. Poi. Attenzione, attenzione, abbiamo counterato veramente God qua. Abbiamo counterato God, ma c'è un problema tecnico. È sempre quello di prima. A questo punto io me ne infischierei e andrei a spingere sulla torre centrale il più possibile. Forza, 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 forza! Potrebbe fregarci questo grider! Ci frega la fireball sicuro? Se lui tira la fireball io... Let's go! Non stavo neanche vedendo che la pushata sulla torre centrale in realtà è stata perfetta e lui ha cercato di tirare giù la torre di destra. Facciamone ancora una. Vi ricordo ragazzi, sto giocando con le leggendarie al 10 e all'11. Quindi potete tranquillamente giocare anche voi. Se non avete le carte leggendarie maxate, posso... Orco Giuda! Rilegge dall'altra parte. Andiamo, 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 andiamo. Cosa fermi? Cosa fermi? Non tanca niente, non What? Mi aspettavo tutto tranne che non mi tancasse la fuorilegge. Fuorilegge non tancata è devastante. Andiamo a togliere subito anche il cerbottaniere. Arciere magico che può avvicinarsi al bridge. Ma c'è il Valchirione.
Andiamo un attimo a togliere l'attenzione del Valchirione, mentre viene continuamente colpito dalla nostra torre. Serve che via la Valchiria, perfetto, questo serviva. Perfetto, perfetto, molto bene. Sì, questo fa male, ma non mi preoccupa più di tanto. Oh, porca miseria, questo mi preoccupa già un po' di più. Fantasma dall'altra parte. Parile barbarico extra. Lui ha sbagliato a giocare il cerbottaniere. Noi possiamo andare tranquillamente con un double attack. Uno a destra e uno a sinistra. Let's go, let's go. Andiamo a spingere ancora. Esatto, era ovvio che lui counterasse la mia strega madre, ma forse non si è reso conto che io ero pronto ancora con l'elisire. Possiamo andare ad impattare violentemente. Let's go. Adesso, mica che gli girano i 5 minuti, perché questo non si è ancora arreso. Valutiamo bene la situazione. Servono i luridi qui. Ci sta a subire un po' di danno. Ci sta. Fuorilegge ancora sulla torre. Dobbiamo assolutamente togliere il problema il più rapidamente possibile. Stiamo guadagnando una valanga di elisir. Anche lui sta giocando molto bene, però attenzione, dobbiamo rendergliene atto. Ma comunque le mie truppe riescono a counterare bene. Fuorilegge ancora. Lasciamo pure che la Valchiria se la veda con i luridi cavernicoli. Attenzione, bravissimo lui a giocare anche i barbarozzi. 27 secondi. Dobbiamo stare molto attenti. Non c'è problema lì. Continuiamo a counterare il suo golem di elisir. L'importante è non far entrare le truppe a sinistra. Poi anche se mi tira giù una torre non è un problema. Cosa che dovrebbe succedere? Forse non succede. Non succede. Let's go. Che difesa. Let's go. E signori, con questa terza vittoria io spero che il deck vi sia piaciuto. Voglio vedere i vostri commenti qua sotto. I vostri like, mi raccomando. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!